Comunque secondo me un pochettino funziona, perché vedi che la lancia verso fuori. Buongiorno, buongiornissimo, buon inizio settimana da una Erika distrutta. Ragazzi, io sono stanca, ma stanca, ma stanca. Mi alzo stanca, rimango stanca di giorno, sono stanca il pomeriggio e vado a letto stanca alla sera. È così, camma fa, va bene. L'importante è stare bene. Tu dirai, Erika, ma non stai bene perché ne è sempre una. Noi tre abbiamo scritto e tu ce l'hai detto. Sì, è vero, ma io sto bene. Tutto sommato sto bene. Mi allontano un po' perché direi che sto primo piano con gli occhietti ancora chiusi. Tutto sommato ti dirò che sto bene. Quando qualcuno mi chiede, Erika, come stai? Bene, sto bene. Va tutto bene. Allora, aggiornamento perché sapete che io vi ascolto. Anche se la maggioranza di voi conveniva con me con il no, però c'è stata una minoranza che mi ha detto: Erika, prova a prendere quelle pastiglie che ti hanno dato. Ok, 5 giorni ho fatto, oggi sarebbe il sesto, ma non le prendo. Uno, perché mi sveglio ancora più stanca di quando vado a dormire. Due, perché in grado mi è venuta la gastrite, ho un mal di stomaco, un'acidità, reflusso gastrico, cose che io non avevo. E tre, perché l'ho presa la sera per andare a dormire, ma in realtà non dormo, continuo a non dormire uguale, il male qua non mi è passato proprio per niente e il pomeriggio, ieri in negozio, io mi stavo letteralmente addormentando in piedi. La mia titolare mi fa: Erika, ma hai sonno? Cioè mi stavo proprio addormentando in piedi, quindi evidentemente mi hanno fatto effetto poi il pomeriggio. Non mi sentivo tanto è vero sicura di guidare, quindi è stato anche un casino a livello organizzativo perché andavo a piedi fino a un certo punto, poi veniva la mia titolare, se no dovevo aspettare Milena che mi portava a lavorare, la mia titolare mi riportava a casa, no. Quindi bocciate, cioè non le prenderò perché non sono servite a niente. Sono servite solo a rimbambirmi tutto il pomeriggio, avevo la bocca sempre secca, avevo la bocca sempre impastata e non ho visto nessun miglioramento neanche a livello di dolori perché continuavo ad avere dolori o continuo ad avere dolori sempre qua. Nel frattempo non mi ricordo se te l'ho detto venerdì, scusami se te l'ho detto, sono arrivati gli esami di quella panoramica lastra che avevo fatto. Cioè devo andarli a ritirare domani il cartaceo, però mi è già arrivato il coso online tramite il fascicolo sanitario. Ho una parodontopatia che oramai è diventata cronica e adesso poi vedremo il da farsi. Andrò poi a sentire il medico che è quella lì che me l'ha fatta, che è quello lì dove sono andata per la prima visita, che mi ha detto quando poi ritiri gli esami. Quando vieni a ritirare l'esame, che tanto vado a ritirarlo in ospedale, mi ha detto se c'è qualcosa vieni direttamente da me, non stare a prenotare, vieni subito su, aspetti casomai se sono in visita e vediamo un attimino cosa dice. Diciamo che il fatto che sia cronica vuol dire che oramai è già arrivata al punto di non ritorno, quindi dubito ci sia qualcosa, qualche farmaco o qualche cura che possa aiutarmi. Però appunto non sono un medico, parlerò con lui che è uno specialista, anche se nel frattempo mi sono confrontata e la maggior parte delle persone che hanno anche loro avuto questo problema sono andata anche a leggere su internet, cosa che lo so che non si fa, però insomma qua non si trattava di malattie, volevo proprio solo capire la differenza tra fase acuta, fase cronica e fase cronica. E quindi ho letto proprio che nella fase cronica oramai sei ad un livello avanzato di non ritorno. Questo cosa vuol dire? Che mi si staccheranno, ma nel giro di qua possono anche passare 10 anni, 20 anni, i denti dall'osso. L'osso praticamente non tiene più e quindi mettiamo la dentiera. Io però ho un déjà vu, quindi credo che questa cosa ve l'ho già raccontata venerdì. Ad ogni modo, buongiorno, buongiornissimo e buon inizio. Che poi pensavo tra me e me, la dentiera, metti la dentiera, boh, la metti, la togli, si toglie la sera, non lo so se si toglie o se la posso tenere sempre. Però la dentiera non hai problemi di carie, non hai più problemi di niente. Vabbè, dai, non ci pensiamo adesso, per ora sentiamo prima il medico, prima di fasciarci la testa.
Ah, con un po' di cristalli che ho messo a ricaricare questa notte, la luna. Questo si è crepato. No, ma mi è successo anche un'altra volta che ne ho messo un altro alla luna e si è spaccato proprio. No, spaccato, è come se fosse stato morsicato da un cane. Aspetta, te lo faccio vedere perché ce l'ho qua. Cioè, guarda cosa è successo a questo. Ma è mai capitato anche a voi? Guardate. È proprio come se si fosse. E questa notte è successo questo qua. Ma può essere che la luna gli abbia dato fastidio? E qua abbiamo il mio bottino che ho messo a ricaricare. Ho messo a caricare la Serenite che poi la utilizzo per andare a ricaricare e purificare tutti gli altri miei cristalli. Nel frattempo ci sono due braccialetti nuovi che mi sono comprata. Qua abbiamo turmalina nera e questo è cristallo di latte, comunque sia vanno bene. Questo è quello che respinge, manda indietro tutta la negatività o se qualcuno prova a mandarti qualcosa. Insomma, è un cristallo che serve per la protezione ma anche per la guarigione. E idem questo. E qua c'era un bel po' che non mi ricordo adesso a cosa servono, però quando li ho presi avevo fatto appunto ricerca. E ho anche poi comprato la salvia bianca, così oggi andiamo a purificare un pochettino tutto. Questa mattina ho un pochettino sonno perché ieri ho fatto tardi, non so che ora fosse. Poteva essere che erano anche solo le 10:30, come le 11:30, come mezzanotte e mezza, non lo so perché non avendo l'orologio in camera da letto non lo so. Perché avendo fatto degli acquisti appunto su Amazon mi hanno regalato un mese di Amazon Prime e quindi ieri sera mi è venuta in mente, ho detto ma fammi vedere un po' e di conseguenza mi sono messa a guardare due film e ho visto ieri Downton Abbey, dovrei averlo pronunciato bene, che comunque sia bellissimo. Io avevo già visto sia la prima stagione che la seconda stagione. E adesso ho scoperto appunto ieri sera io che hanno fatto anche il film. E quindi ieri mi sono vista quello e questa mattina infatti ho un pochettino sonno perché ho fatto un attimino tardi e ho anche comprato questo dalla Valle d'Aosta. No, ho chiesto a Mille di coprirmi l'immagine perché mi dava fastidio, non riuscivo neanche a prenderla in mano. Sono dei granelli. Sembrano tipo dei granelli di pepe. Ho preso appunto questi granelli di pepe che non sono tossici, non ammazzano niente a nessuno. Si mettono anche nel giardino, nell'orto, perché nascono per essere messi nel giardino, quindi non sono tossici perché uno li può mettere vicino alla verdura. E dovrebbero essere dei dissuasori per serpenti e lucertole. Quindi io ne ho messi un pochettino nelle finestre. Messi qua e anche là, però niente, non riesco a tenere aperto, ragazzi, non ce la faccio. Quindi sono praticamente chiusa dentro perché se tengo aperto sono sempre a controllare lì e vengono gli attacchi cardiaci, mi viene l'ansia, quindi tengo chiuso e poi quando c'è Emile si arieggia tutto il pomeriggio, si tiene aperto tutto il pomeriggio e anche alla sera. Però da sola non riesco perché alla fine è entrata quella lì, poi ne è entrata un'altra e poi ieri mattina era, sì, ieri mattina ce n'era un'altra che era lì proprio sul davanzale dove adesso ci sono i cristalli. Quindi ho fatto arrivare subito questo coso che dovrebbe funzionare e oggi mi arriva anche un'altra polverina che è ancora più potente che metterò anche quella intorno a tutto il balcone, sugli altri tutti i davanzali e soprattutto fuori per vedere se riesco a allontanare quella maledetta che si mette sulle mie scale, che si vada a trovare un'altra scala. Va bene, detto ciò, sistemo casa prima, poi attimo di doccia e skincare, un po' di coccolina per me stessa che ci sta sempre. A proposito, prima di sistemare casa, che lo farò da sola, se no mi vedi appunto fare sempre solo le stesse cose, ma il fatto è che io faccio sempre solo le stesse cose, le mie giornate sono praticamente identiche, però sono contenta che mi scrivete che non vi annoio, volevo farvi vedere anche gli altri due acquisti. Direi che sono bellissime.
Sono fatte davvero bene, sembrano vere e almeno rimangono lì. La cosa che non le fa sembrare vere, secondo me, è questo ciuffetto qua, che non c'entra niente con le orchidee. Però diciamo che arredano e sì, mi sono stufata perché mi sono fatto il conto di tutti i soldi che ho speso in orchidee vere, che poi tanto alla fine mi muoiono. Ho appunto ascoltato tutti i vostri consigli, acqua, non acqua, ammollo, non ammollo, un po' di più, un po' di meno. Sono sempre sul davanzale, mi avete anche detto di provare a chiudere le tende, ho tenuto sempre le tende chiuse. Mamma mia, che male, ragazzi. Ho tenuto sempre le tende chiuse, niente, proprio l'esposizione a ovest che non va bene. Tant'è vero che, come vi raccontavo, delle mie amiche o tipo la mamma di Micaela, anche loro hanno notato questa cosa, che a loro morivano, loro hanno cambiato finestra, per intenderci, anche loro ce l'avevano su questa parte qua, l'hanno messa su questa parte di qua, fate finta che questa sia la finestra, quindi esposte di qua, e hanno notato la differenza, stessa cosa anche in negozio, quindi è proprio quell'esposizione lì che non va bene. E dopo tutte le volte che ho speso soldi, alla fine ho detto basta, ho speso 50 euro di orchidee finte, però alla fine vado a risparmiare, considerando che ne compravo 3-4 all'anno, che pagavo alle volte 9 euro l'una, quindi sono 20 euro, cercavo di prendere quelle che costavano meno. Però considerando che ne compravo almeno 3 all'anno, erano 60 euro all'anno di orchidee, moltiplicate per 12 anni, 13 quasi che siamo in questa casa, a questo punto ho speso 50 euro e queste qua mi durano per sempre e basta. Così almeno evitiamo anche di avere terra in casa ed evitiamo, come mi avete detto l'anno scorso, che le lucertole possano fare le uova dentro. Quindi non c'è neanche più una pianta vera in questa casa. Sistemo casa e vado a farmi la doccia. Allora, aggiornamento, sono le 11:35, tu l'orologio lo vedi al contrario perché sono con la telecamera frontale. Nel frattempo io ho fatto un po' di polipo con le patate, poi avevo preso, che ti avevo fatti vedere in uno svuota la spesa, degli anelletti già in pastella che si possono fare al forno in friggitrice ad aria. Per non friggere e non disturbare troppo Maria, prendo una confezione di quelli, Maria l'insalata, che lei ce l'ha, mi ha detto di non portarla. Prendo la friggitrice d'aria e vado ufficialmente da Maria, che non siamo più andate. Lei ci ha detto facciamo questa sera, così c'era anche suo marito, però alla sera per noi diventa troppo tardi perché Milena va a dormire presto, sapete che si alza alle 3:40, quindi non si può. E sempre nel frattempo è successo che mi hanno chiamato ufficialmente quelli della zanzariera. E mi fanno ciao, sono quello della zanzariera, e io gli ho detto buonanima, e lui mi fa vabbè, ci siamo visti la settimana scorsa, e faccio no, bello, tu sei venuto 3 settimane fa, c'ho pure un video su YouTube da testimone e sei venuto di sabato mattina. No, è impossibile perché io sabato non esco, ti dico che sei venuto di sabato mattina, vabbè, comunque sia, a parte ciò, mi ha detto se vuoi passare che ci ho fatto il preventivo. Io ho detto no, non sto a passare, dimmi tu, spesso sono contro luce, così è ancora peggio perché gli occhiali fanno riflesso. E mi ha detto se vuoi passare, e io ho detto scusami, cioè devo passare per il preventivo, non puoi dirmi quanto fa per telefono. E vabbè, ve la faccio breve, sono 560 euro. E gli ho detto no, grazie. Va bene, raccatto queste due cose e vado giù da Maria. Allora, insalata che ha fatto Maria di pomodoro, Glielo ho detto anch'io. uova e pomodori e olive. Lì avevo fatto un'insalata di polipo, però Maria mi ha detto che ho sbagliato perché l'aceto non ci andava. No, almeno noi non la Ah, mettiamo. e lei l'ha aggiustata. E non so cosa gli ha messo. Forse ancora più patate e fagiolini è giunto, giusto Maria? Ma tutto questo per dirvi che sono buonissimi, li abbiamo scoperti oggi da Maria. Ragazzi, all'Eurospin costano intorno ai 3 euro, ha detto Maria, non si ricorda Sì, bene. neanche io non ricordo bene. E sono buonissimi, si Buonissimo. chiamano proprio i rotti, io non li ho mai, cioè non ci ho mai fatto caso. E ci sono questi qua nella versione con il sesamo e questi qua normali e sono davvero buoni, meritano. Quindi costano intorno ai 3 euro più o meno e ce n'è, adesso vi dico quanto ce n'è, mezzo chilo. Sono le 3
Le 5, le 7 per l'esattezza, noi siamo arrivati a casa adesso. Il momento che non lavoro, il pomeriggio sarà strutturato qua, perché questa è la stanza più fresca in questo momento. Televisore e credo che dormiremo. Super pennichella fatta, credo che si possa vedere. Sono praticamente le 6 e abbiamo dormito, credo, 2 ore buone. Non avevamo proprio bisogno. E mi sono alzata con un pensiero. Uno, che devo ancora pettinarmi, ma fa niente. Due, che sto uscendo vestita da casa, diciamo, ma fa niente. E tre, che voglio passare un attimino. Voglio provare a passare, visto che oggi pomeriggio io sono a casa, alla prof. Intanto io passo per controllare, per vedere se trovo qualche tessile giallo. Per avere il cambio della tovaglia. E allora andiamo a fare un giretto lì. Andiamo prima giù da Terranova, poi veniamo su, andiamo alla abbiamo trovato le magliette che Emilio cercava, che non sempre si trovano. Ah, ma abbiamo risparmiato ancora, eh? Quanto hai pagato? 29,95. 30 e euro. Hanno tolto ancora sulle pantaloncine. Ah, 30 euro. Vabbè, ha preso due paia di pantaloncini. Sì. No, 3 maglie. E tre maglie. Tre magliette e maglie mati, shirt classiche per il lavoro, perché di solito le prendo lì da Primark, però quest'anno a Torino non siamo scese. Altro giro, altra corsa. Ora vediamo se per caso c'è qualche tessile giallo, ma dubito, perché è davvero una collezione di 5-6 anni fa. Però ogni tanto mi sorprendo. Ma non c'è niente, perché da qua vedo che ci sono i bicchieri e non vedo tessili. Niente, c'era lo sconto del 50-70% tessili crop, ma tutto sul blu. E di blu, niente. Allora, nel frattempo, chissà se c'era la grossissima cimice, maggiolino, non selvaggio. Cimice. Là sopra adesso non so, da qualche parte, ma è una roba. Cos'era, cimice o maggiolino, amore? Ma che ne so, no, era più maggiolino perché era più grossa di una cimice. Ma è proprio Però non si capisce enorme. bene. Cavolo. Ed è lì attaccato alla zanzariera. È da oggi pomeriggio, quando ci siamo svegliate, che cerchiamo di portarlo giù, insomma, senza spiaccicarlo, per portarlo poi fuori. E niente, boh, adesso sarà in Ma il giro. dilemma è da dove è entrato? Esatto. La domanda che noi ci facciamo è: da dove è entrato? Mi l'ha trovato queste tre magliette, t-shirt semplici bianche. 3 magliette 3 per 19,99, però ancora ho avuto lo sconto. Pagate ancora lì. Quindi vabbè, ha preso cose bianche per il lavoro e ne ha presa una nera. E ad ogni modo conviene sempre di più da Primark, solo che appunto verso Torino non siamo più andate, ci andrò io poi. Ma poi la settimana di Ferragosto non so se cosa troverò ancora. E magari poi in quella settimana lì, visto che scendo giù in Piemonte, magari faccio un salto. Comunque, sono le 7:10 e Mira adesso attaccherà la lavatrice e per cena ci mangeremo un po' di anguria e poi credo basta, perché da Maria abbiamo finito un po' tardi e abbiamo mangiato un po' tanto. Poi il fatto di aver dormito subito con la pancia piena, io mi sento proprio il mappaccio sullo stomaco, mille anche,
Ma io per lo più ho dovuto prendere un Riopangel perché mi è venuto questo, come ti raccontavo questa mattina, questo mal di stomaco, bruciore alla bocca e allo stomaco. Secondo me quelle pastiglie sono andate ad influenzare su quello che era il mio stomaco e la mia gastrite. Vabbè, ad ogni modo, domani è un altro giorno e si vedrà. Ehi, anche oggi ti ringrazio, sei stata con me in questo nuovissimo, bellissimo, meravigliosissimo, no, normalissimo video vlog. A mercoledì!